Allora, facciamo una cosa, torniamo un attimo su perché ci sono degli oggetti che dobbiamo prendere e dato che stiamo facendo appunto una perfect, dobbiamo prenderli tutti. Quindi prima entriamo di qua e prendiamo pozione e pozione, che ovviamente per il gioco questo era un aiuto per il boss che abbiamo affrontato precedentemente. Successivamente saliamo di qua. Ciao Leia, buona serata. Oh no no, la limito tu no. E tra l'altro non muoiono per un pelo. Perché hanno 250 di HP e invece tipo gli leva 230, tipo. Tanto non so come abbia fatto a mancare la magia. Proprio letteralmente non ne ho idea. Parliamo col tizio. Ecco, prendete questa tessera. Con questa tessera potete aprire la porta del 68° piano. Vedete, abbiamo ottenuto addirittura la tessera del piano 68, anche se noi comunque non potremo andare al piano 68. Perché se noi tentiamo di andare... Anzi no. Qua ci possiamo andare. Ma no, vabbè, ma il 68 tecnicamente è questo. Vedi, il 69° piano non ci possiamo andare. Infatti, Barrett, dove vai? Il punto di ritrovo è l'ascensore al 66°. Qua ci arriveremo dopo. Possiamo scendere anche da qui, ovviamente. E qui siamo al 66° piano. Quindi ascensore. Ma veniamo interrotti da qualcuno. Ehi, ma cosa? Potresti premere su, gentilmente? Itorx, dannazione, una trappola. Niente proprio di meno che Reno. Anzi, Rud e Zeng. Tutto questo deve essere davvero emozionante per voi. Vi state divertendo? Merda. Esatto, saliamo. Adesso arriveremo al 69° piano veramente. E anche più in alto, probabilmente. Cioè, nei piani praticamente del presidente, addirittura. Vedete loro con le mani legate. Red che invece è tranquillo di poter scodinzolare in giro senza nessun problema. Hanno preso tutti. Eh? Dov'eri? In un luogo sicuro. Egli è troppo importante per noi, l'ultimo antico vivente. Non lo sapevate? Loro usavano chiamarsi Cetra e vissero migliaia di anni fa. Sono una tribù di cui sono una tribù il cui ricordo si perde nella storia. Tra l'altro, se ci pensate, Cetra è lo stesso nome delle rovine di Odino di Final Fantasy VIII. Le rovine dei Cetra, che là si chiamano Centra, in realtà, se non mi ricordo male. Però il riferimento di Final Fantasy VIII è esattamente questo. Ai Cetra di Final Fantasy VII, camuffato però ovviamente. Cetra, quella ragazza è una superstite dei Cetra? I Cetra o antichi possono condurci alla terra promessa. Mi aspetto grandi cose da lei. La terra promessa non è solo una leggenda. Anche se fosse, è troppo allettante per rinunciarvi senza provare.
Si dice che la terra promessa sia incredibilmente fertile. E se la terra è fertile, allora c'è energia Mako. Esattamente. Non dovremo neanche costruire quei costosissimi reattori lì. L'abbondanza è tale che la Mako verrà fuori da sola. In quel luogo costruiremo Neo Midgar e sarà la gloria della nostra compagnia. Bah, tu sogni. Avanti, ormai l'avrete capito. Di questi tempi tutto ciò che serve per realizzare i propri sogni sono soldi e potere. Bene, con questo possiamo considerare la nostra chiacchierata conclusa. Che scalzo, tra... Forza, da questa parte. Mi sembrava scalzo dall'animazione. Aspetta un momento. Io ho ancora una vagonata di cose da dirti, avaro bastardo. Rud che se lo porta di peso a Barrett. Bella panza. Se c'è dell'altro, potete riferire alla mia segretaria. Perfetto. Oh, e adesso siamo all'interno delle celle. Vi ho promesso che oggi vi portavo fuori da Midgar, quindi oggi faremo fino a Midgar. Resteremo un po' di più in live, però vi porterò fino all'uscita da Midgar e poi ci salutiamo. In questo momento qui la cosa importante da fare è innanzitutto vedere come sta Barrett. Barrett deve essere il nostro primo pensiero. Ehi, Aerith è un antico e gli antichi in realtà si chiamavano Cetra. Gli antichi conoscono un posto chiamato Terra Promessa che la Shira sta cercando. Ma la Terra Promessa è solo una favola, nessuno sa se esiste veramente o meno. È tutto giusto? Quei bastardi della Shira sono convinti che la Terra Promessa sia piena di energia Mako. Quindi, se la trovano, non faranno altro che assorbirla. La Terra si inaridirà ancora di più. Anche lì. E il pianeta sarà ancora più vicino alla sua fine. Non lascerò che facciano i loro comodi. Avalanche recluterà altra gente. Io, Tifa, Cloud e anche Aerith. Che mi dici tu? Bah, che bastardo noioso. Ok. A questo punto vediamo come sta Red 13. Nonnino. Nonnino. Nonnino, certo. Eh? Cosa c'è di tanto divertente? No, niente. Basta. E adesso qui... vi do un'altra chicca. Qua vi do un'altra piccola chicca, magari non so se la conoscevate o non so se la conoscete, ma qui è il momento perfetto per abbassare la nostra affinità con Tifa. Questo è, penso, uno dei momenti più unici che rari per abbassare l'affinità di Tifa in maniera drastica, da addirittura portarla anche a numeri negativi, in realtà. Solo che portarla a numeri negativi ovviamente non conviene. Quindi che cosa succede? Succede che bisognerà farlo soltanto un paio di volte per evitare che il gioco in futuro possa anche crashare, perché se arriviamo a cifre negative i dati di gioco comunque possono un attimo confondersi sul, diciamo, sulle robe da fare, e quindi potrebbe anche finire male. Quindi diciamo che il consiglio che vi do io è fare questo metodo per circa 10, massimo un 15 volte, dopodiché basta. Si parla con Tifa e ci suggerisce la frase: "Ps, credi che riusciremo a scappare?" E dobbiamo rispondere: "La vedo difficile." Non arrenderti, dai. Ogni volta che noi risponderemo "La vedo difficile", la nostra affinità con Tifa scenderà di un punto esatto. E dato che a questo livello del gioco dovremmo essere all'incirca a non so, oddio, ho sbagliato. Cliccato Aerith. No, non lo fare. Cacchio, non volevo farlo questo. Vabbè, ormai lo dobbiamo fare. Comunque, si può ripetere il processo più volte per abbassare i punti con Tifa.
Ogni volta che noi risponderemo quella frase, il punteggio si abbasserà. Cloud, sei qui? Aerith, stai bene? Sì, sto bene. Sapevo che saresti venuto a salvarmi. Avevi chiesto tu una guardia del corpo, no? Qua c'è una scena tenerissima. E il patto prevedeva un appuntamento, giusto? Ecco, Tifa. Capisco. Tifa? Tifa, ci sei anche tu lì? Già, spiacente. E tra l'altro, questa è stata una traduzione un po' meno cattiva rispetto a quella che si vedeva forse nell'altra traduzione che avevo io, dove addirittura Tifa, con fare un po' saccente, avrebbe risposto a Aerith in questa occasione con scusatemi se esisto, tipo una cosa del genere, no? Tipo la classica prima donna infastidita dalla rivale in amore. Ehi, Aerith, volevo chiederti una cosa. Cosa? Esiste davvero la Terra Promessa? Non lo so. Tutto quello che so è che i Cetra nascono dal pianeta. Possono parlare con il pianeta e possono sbloccare il pianeta. È che i Cetra torneranno infine alla Terra Promessa. La Terra della Suprema Felicità, che è donata dal pianeta. Io volevo i soldi. Che significa tutto questo? Conosco solo le parole, nient'altro. Parlare col pianeta? Cosa dice il pianeta? È sempre molto rumoroso, come se ci fossero tante persone, per questo non riesco mai a capire cosa dice. Riesci a sentirlo adesso? Ci riesco solo dalla chiesa giù nei bassi fondi. Infatti, la mamma una volta mi disse che ormai era impossibile sentirlo da Midgar. La mia vera madre, intendo. Aerith, un giorno dovrei andartene da Midgar. Allora potrei parlare con il pianeta e trovare la tua terra promessa. Così disse mia madre. Pensavo che crescendo avrei smesso di sentire quelle voci, ma... No. E ora mi sa che però con Tifa non ci posso parlare più. Porca paletta. Vabbè. Non è un problema. Alla fine l'affinità con Tifa la abbasseremo comunque. Però diciamo che era un metodo... carino. Per abbassare le percentuali. Di abbassare il punteggio con Tifa. Però vabbè, dai. Meglio riposarsi un po'. Ovviamente musica che ci fa capire che abbiamo recuperato comunque gli MP, abbiamo recuperato i PV e tutto. Ecco, e adesso succede. Tifa che dorme, ovviamente, poverina. La porta è aperta. Quando è successo? Quindi, la prima cosa da fare è prendere le chiavi dalla guardia. Cos'è accaduto qui? Ok, non me le fa prendere le chiavi. Niente, forse mi sa che devo svegliare qua prima Tifa. Tifa, svegliati. Che succede? C'è qualcosa di strano. Dai un'occhiata qui fuori. Chissà cos'è successo. Dovrebbe avere le chiavi. Esatto. Tifa, aiuta Aerith. Io vado da Barret e Red. Barret, Red, venite con me. C'è qualcosa che non va. Quello si sveglia. Ehi, come hai fatto a entrare? Chi è partito subito? Che diavolo sta succedendo qui? Questa non è opera di un essere umano. Vado a controllare più avanti. Non è opera di un essere umano. Io vi copro le spalle. Voi andate avanti prima. Che vi catturino di nuovo. Forza, andiamocene di qui. Il party, ovviamente, in questo momento è questo, ma noi avremo modo di poterlo cambiare a breve, quindi non vi preoccupate. Qui nel frattempo vediamo che c'è di tutto e di più. Sangue, persone distrutte, tutto distrutto, però... La cosa... Ecco,
ovviamente combattimento casuale che non c'entrava un Kaiser, contro delle creature strane addirittura. Sentite anche la musica, che è totalmente diversa rispetto al normale, molto più macabra, macabra, uffa, e cupa. Questi sono tutti gli esperimenti di Ojo, tra l'altro. Niente musica di festeggiamento, quindi niente fanfara. Però coda di fenice, niente male. Quell'esemplare, Genova, credo sia salito al piano di sopra. Usiamo l'ascensore qui in fondo. Cioè, l'esemplare Genova è riuscito a salire da solo. Qui ovviamente si può usare il salvataggio, che ovviamente utilizzeremo subito. Ah, abbiamo finito gli slot, bene. Quindi iniziamo questi. Così, giusto per... Ok. Le tracce portano di sopra? Sì, caro Red, le tracce portano di sopra. Esattamente al piano che prima non potevamo raggiungere. O che c'era precluso. E che adesso possiamo attraversare. Qui c'è un altro salvataggio, tra l'altro, che possiamo utilizzare dopo. E qui invece dobbiamo seguire le tracce per salire sopra. Ta-da! Spiedina parte 1. Morto. Il capo della Shir è morto. Quella spada è la spada di Sephiroth. Ma allora Sephiroth è vivo. Sembra proprio di sì. Solo Sephiroth è in grado di brandire quella spada. Chi se ne frega chi è stato? La Shir è finita. E invece no. C'è qualcuno. Ops, preso. No, no, non uccidetemi. Cos'è successo? Sephiroth. Sephiroth è stato qui. L'hai visto? Hai visto Sephiroth? Sì, l'ho visto, con i miei occhi. Veramente? Oh, che senso avrebbe mentirvi ora? Ho sentito anche la sua voce. Ha detto qualcosa tipo «Non vi consegnerò mai la Terra Promessa». Che significa? Possibile che la Terra Promessa esista davvero e che Sephiroth intenta salvarla dalla Shira? E così sarebbe uno dei nostri, eh? Salvare la Terra Promessa? Uno dei nostri? Impossibile. Non può essere così semplice, credetemi. Sephiroth deve avere qualcos'altro in mente. Via! Rufus! Dannazione, mi ero scordato di lui. Chi? Il vicepresidente Rufus, il figlio del presidente. Esatto, il nostro nuovo amichetto. Questa, tra l'altro, è una delle boss fight più fastidiose che si possa trovare all'inizio del gioco, perché se non si è livellati abbastanza può dare qualche problema. Dunque, Sephiroth è ancora vivo. E a proposito, chi siete voi? Cloud, ex soldier, prima classe. Io sono di Avalanche. Anche io. Una fioraia dei bassi fondi. Una cavia da laboratorio. Bene. Un gruppetto ben assortito. Beh, io sono Rufus, presidente della società energetica Shinra. Tuo padre ha appena tirato le cuoia, non perdi tempo, eh? Esatto. Come cortesia, vi farò ascoltare il mio discorso inaugurale. Mio padre ha cercato di controllare il mondo con i soldi, e per lui ha funzionato.
E tra l'altro si avvicina a Tifa prima. La Shira faceva sentire la gente al sicuro. Pensavano che li avremmo protetti. Lavori alla Shira e vieni pagato. E se ci sono problemi o i terroristi, arriva il nostro esercito a difenderti. A prima vista sembra tutto perfetto. Ma io agisco in maniera diversa. Io controllerò il mondo con la paura. I metodi di mio padre sono troppo dispendiosi. Si possono controllare le persone con un po' di paura. Perché sprecare dell'ottimo denaro sulle masse ignoranti? Non fatevi illusioni, io sono molto diverso da mio padre. Beh, almeno la passione per i discorsi l'hai ereditata da lui, questo è sicuro. Prendete Aerith e andatevene da questo palazzo. Cosa? A dopo le spiegazioni. Barret, questa è la vera crisi del pianeta. Che diavolo dovrebbe significare? Dopo, ho detto, fidati di me, vi raggiungerò non appena avrò finito di vedermela con lui. Va bene, Cloud. E ora, giustamente, Cloud è praticamente rimasto da solo. Quindi noi abbiamo tutto il team a portata di mano, tranne Cloud. Sono preoccupato per Cloud. Lo aspetterò io. Voi andate all'ascensore. Eh sì, qui avremo un altro one shot, mi sa. Da qui in poi sarà dura. Meglio controllare l'equipaggiamento. Esatto. Le materie di Cloud e Tifa. No, lasciamo tutto com'è. Perché ci serviranno dopo. Mentre invece le materie di Aerith, in questo caso, che non abbiamo praticamente niente, o per meglio dire abbiamo in realtà... abbiamo un bel po' di roba. E tra l'altro è perché... scusa, se ho detto lasciale... ah no, è perché giustamente le materie di tutti quanti gli altri sono state cambiate. Quindi dobbiamo dare a Barret... a Barret diamo cover, altruismo. E poi diamo omni ed energetica. Più eclettica. Mentre invece a Red diamo... omni con ardente. Poi qui analizzante. E invece Aerith si prende la materia glaciale. Anche se in realtà non ci serviranno le materie, perché vi farò vedere a che cosa sono servite le granate che abbiamo preso praticamente all'inizio di live. Quindi il nostro acquisto delle granate avrà un senso qui, in questa fase di gioco. Anche se siamo abbastanza forti da... permetterci comunque di tranquillamente, siamo tranquillamente in grado di gestire la situazione lo stesso. Però vi faccio vedere come effettivamente si può gestire in una maniera un po' più veloce, leggermente più veloce. Barret che sale di livello, ok. E credo che dovrebbero bastarmi le granate, però vedremo. Dovrebbero essere precise precise. Ora noi in realtà dovremmo scendere con gli ascensori, perché appunto la prossima, esatto, la prossima boss fight, tra virgolette, sarà appunto sugli ascensori. Incontro casuale dentro l'ascensore, che in realtà è un nemico. Ed è un nemico abbastanza infame, perché non possiamo colpirlo con gli attacchi fisici. Quindi potremmo utilizzare la ragnatela per rallentarlo, ma non ce n'è bisogno. Ora aspetta, fatemi vedere però... eccole qua. Granata. Granata. Questo è il metodo utilizzato praticamente in speedrun per eliminare subito il boss, dato che la granata ha comunque un danno fisso. E non si riesce a livellare i personaggi in modo così importante. Vedete? Già praticamente la prima fase l'abbiamo buttata giù. Perché ha cambiato praticamente forma. Artiglieria primaria. Vabbè, non ci fa tanto danno perché siamo comunque livellati.
La limit di Nanaki, o anzi, la limit di Red ce la conserviamo. Ok, distrutta. Cioè, si sta praticamente distruggendo. Vedete, la granata effettuerà sempre un danno costante di 140 danni. E 140 danni comunque in questa fase del gioco sono abbastanza. Distrutto. Ora arriva il secondo tipo. Quindi continuiamo con le granate. Potevo mettermele sopra effettivamente le granate questa volta. Tra l'altro, questo nemico fa comunque abbastanza danni. In realtà Barret potrebbe colpirla, perché comunque Barret ha il fucile. Quindi Barret può eliminare questi nemici. Mentre Aerith può usare solo la magia. E Nanaki, anzi mi viene da chiamarlo Nanaki, ma devo chiamarlo Red, può utilizzare le magie pure, perché non può essere colpito da attacchi fisici. Allora, vediamo se ci arriviamo preciso con le granate che effettivamente mi sono portato, perché dovrebbero bastarmi in realtà. Barret, tra l'altro, avvelenato e addormentato pure. Perché mi sono dimenticato ad equipaggiare nuovamente, mi sa, il ciondolo. Guardate quanti danni fa il boss. Ok, sconfitto. Cioè, è un boss che comunque non va sottovalutato, perché ha la possibilità di fare male. Non è pericoloso, ma ha la possibilità di fare male. Bracciale di Mithril, che non è affatto male, ma abbiamo di meglio. E qui adesso possiamo controllare Cloud, anche se in realtà Cloud abbiamo già tutto pronto per poter fare il colpo di grazia con Cloud. Perché vorresti combattere con me? Tu vuoi Sephiroth e la Terra Promessa. Esatto. Sapevi che Sephiroth è un antico? L'avevo immaginato. In ogni caso, non intendo lasciare la Terra Promessa né a te né a Sephiroth. Capisco. Temo dunque che non andremo d'accordo. E qui parte una host che vale più di 1000 parole. Shotgun. Allora, prima cosa da fare, eliminare il cagnolino. Bene. Ora che abbiamo eliminato il cagnolino, sì, l'abbiamo one-shottato, anche lui. Bene, ottimo. Se continuiamo di sto passo, veste antiproiettile e vigore up. Con tutto che aveva Aegis comunque castato, eh. Ok, a questo punto possiamo scappare. Qui avremo Tifa che ci aspetterà. Dov'è Rufus? Non sono riuscito a finirlo. Ho paura che ci creerà parecchi problemi in futuro. Qui adesso siamo con Aerith e siamo pronti per uscire. Vado avanti io. Figli di... siamo completamente circondati. Fossi da solo non avrei problemi, ma così... scappate finché potete. Non è voi che vogliono, ma me. Eh no, puoi scordartelo. Sei finito in questo casino per proteggere Marlene. Ora tocca a me aiutarti. Non glielo permetterò. Non lascerò che la Shinra continui a fare i suoi porci comodi. Grazie, signor Barret. Ehi, non scherzare, signor Barret. Non suona per niente bene.
Se avete finito di conversare, potrei suggerire che sarebbe ora di trovare una via di fuga? Eh? Oh, sì. Certo che sei un tipo distaccato, tu. Proprio come un altro tizio che conosco. Qualcosa non va? No, no, niente. Allora, che facciamo? Barrett! Come un altro tizio distaccato. Tifa! Cloud? Presto, da questa parte. Eh? Che succede? Dov'è Cloud? Non c'è tempo per le spiegazioni. Sbrigatevi. Qui adesso scena fighissima. Tanto qui c'è un grosso particolare di Tifa che mi ha sempre colpito fin da piccolo. Penso, anzi, due grossi particolari di Tifa. Ecco qua. Ecco, cioè. Stiamo parlando di PlayStation 1, però l'animazione per far ballare le tette di Tifa era presente. Giusto per dirvelo, ah, giusto per capire. Cloud con la sua Fenrir. Via. Che figata questi video. Tra l'altro con le musiche. Controlla la moto usando i tasti direzionali. Proteggi i tuoi compagni dal sul furgoncino. Dalle truppe della Shinra. Allora, conferma attacco a destra. Cambia attacco a sinistra. Menu, apri il menu. Ovviamente, qui dobbiamo aprire il menu. Perché il prossimo boss che andremo ad affrontare praticamente ci colpirà direttamente alle spalle. Quindi che cosa dobbiamo fare? 1, 2, 3. Stop, abbiamo finito. Via, possiamo giocare. Questa è l'ultima cosa da fare per stasera. Dopodiché saremo fuori Midgar. Ah, gli hanno aggiunto anche il suono. Possiamo tranquillamente anche body bloccarli comunque, eh? Vedete? Che possiamo tranquillamente body bloccare. E poi eliminarli, vedete? Piano piano da soli. Questo era il minigioco delle moto che ovviamente. Sì, però. Guarda che brutti controlli così. Vedete, possiamo anche farli sbattere comunque, eh? Non per forza dobbiamo colpirli. Possiamo anche farli sbattere sulla carreggiata. Vedete, e poi farli cadere tutti insieme. Visto? Si schiantano praticamente tra di loro. Perdiamo un po' più di HP noi. Perché comunque tutti questi HP che perdiamo qui verranno contati quando affronteremo il boss. Ok, questi cadono da soli. Ah, vai. Ok. Ok, questi cadono da soli. Questo. Facciamo la bua. Cambio di inquadratura stile film. Oh! Che state facendo qua? Mi sono fatto distrarre dall'inquadratura figa. Cambio di rumore. Esatto, e qui adesso. Fine della corsa. E qui parte la boss fight. Vedete? Attacco alle spalle. Quindi che cosa succede? Che i nostri personaggi sono già protetti e sono già in disposizione logica in questo caso. Di rubare non abbiamo niente effettivamente da rubare in maniera interessante. Qua l'unica cosa da fare è attaccare come se non ci fosse un domani. Vedete, non possiede nulla. E giustamente debole alla magia tuono.
Ma noi abbiamo le magie di livello superiore, abbiamo le magie di livello 2. Quindi possiamo tranquillamente shottarlo con una semplicità estrema. Vedete, resistente al fuoco, però estremamente debole al tuono. 920 addirittura. Ah, tocca a Barret, lol, non me ne ero accorto. I danni sono discreti che fa lui, eh? Però ovviamente non possono competere con i danni che facciamo noi. Non c'è assolutamente paragone. Completamente distrutto. E qui, signori, abbiamo finito Final Fantasy VII Remake. Perché la prima parte del remake finisce qui. Anche se in maniera un po' diversa, in maniera un po' più particolare, ma finisce qui. Però ci godiamo l'uscita di Midgar e poi per stasera ci salutiamo. Beh, che facciamo adesso? Sephiroth è vivo. Vabbè, si sono sovrapposte le finestre. E questo salverà il pianeta? Forse. D'accordo allora. Vengo con te. Lasciando sua figlia, tra l'altro, abbandonata. Vengo anch'io. Ci sono delle cose che voglio scoprire. Riguardo gli antichi? Molte, molte cose. Allora, addio, Midgar. Esatto. Non è un addio, è un arrivederci. Però sarà un arrivederci molto lungo. Perché prima di ritornare a Midgar passerà veramente tanto tempo. Vedete? Qui abbiamo Midgar alle spalle. Abbiamo tutti i nostri compagni. Parliamo prima con Barret. Avevamo detto alla madre di Aerith di cercare un posto più sicuro. Quindi anche Marlen dovrebbe essere in salvo, no? Sì. Mi diceva sempre che voleva andarsene da Midgar. Immagino che tutto quello che è successo l'abbia convinto. Parliamo anche con Red. Io ho intenzione di tornare a casa. Fino ad allora viaggerò con voi. E qui possiamo uscire. Andiamo. Da qui in poi avremo bisogno di un leader per il nostro gruppo durante il viaggio. Naturalmente lo farò io. Ecco, questa sembra un po' la scena di Final Fantasy VIII con Zell, che si prestava a farsi vedere capogruppo da Squall, no? Per farsi dare il titolo di leader, ma in realtà non ne sono tanto sicura. Io penso che Cloud sia più adatto. Ecco. Beh, e va bene. C'è una città chiamata Calm, a nord-est di qui. Andiamo lì per cominciare. Ecco. Comunque, noi cinque non possiamo andare a spasso per le praterie tutti insieme. È troppo pericoloso. Dividiamoci in due gruppi. Certo, e stare tutti insieme è pericoloso. Mentre invece stare in un gruppo da tre, no. Ovvio, giusto Barret. Quindi, il nostro party sarà comunque Barret e Red, dato che né Tifa né Aerith devono prendere la simpatia, in questo caso di Cloud. Quindi con questo team, un po' maschilista, però è necessario purtroppo, una combinazione piuttosto, ecco, inaspettata. Beh, divertitevi ragazzi. Ci rivedremo a Calm. Esatto. Quindi non avremo né Tifa e né Aerith con noi. Avremo modo comunque di poter sistemare le materie, avremo modo di poter fare tutto nel miglior modo possibile. Quindi vediamo le materie degli altri. No, ok, sono rimaste tutte quante nello stesso modo. Ok, va benissimo così. E allora a questo punto possiamo uscire finalmente da Midgar con un bagaglio estremamente elevato. Cioè, abbiamo un bagaglio cioè, abbiamo comunque lasciato Midgar in questa situazione, così, giusto per farvelo vedere. Cloud, Barret, Red livello 22. Beh, Barret livello 20. Le limit tutte a livello 3, tranne quella di Red, che comunque avremo modo di poter livellare poi
successivamente, quindi non vi preoccupate, una montagna di soldi, 84.000 kill a disposizione in questo momento, tutte le limit a livello 3, come vi stavo dicendo prima, tra l'altro alcuni anche con il doppio livello 3, magie già livellate anche al secondo step, quindi io direi che possiamo salvare in questo modo e direi che per questa sera è tutto. Quindi, lasciando Midgar, abbiamo praticamente cominciato Final Fantasy VII. Tutto quello che abbiamo fatto finora è stato forse un antipasto, è stato il preludio a quello che potrebbe effettivamente essere una run fatta in questo tipo di modo. Quindi una run completa, una run competente del conoscere il gioco. E vi posso dire che ci saranno ancora tante, ma tante cose che si potranno fare all'interno di questo capitolo, ma ne riparleremo poi con calma. Detto questo, signori, io vi auguro buonanotte. Spero che abbiate passato una piacevole serata. Non so se questo fine settimana farò live, però vediamo, magari mi invento qualcosa. Detto questo, io vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine. Vi auguro una buona notte e ci vediamo, ovviamente, alla prossima. Bye bye!